E bella a tutti ragazzi, siamo Nicola e Samuele e bentornati a questa nuova reaction di Lipsia Juventus della seconda giornata del Champions League 24-25. Oggi ragazzi ci gioca Lipsia Juve, ragazzi non vediamo l'ora di iniziare questa partita. Intanto sto vedendo su Prime perché Lipsia Juve si può vedere anche su Prime e potete vedere anche normalmente su Sky se siete abbonati su Sky. Intanto prima di iniziare con questa reaction lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Dobbiamo arrivare ai 15.000 ragazzi, è l'obiettivo. Quindi iniziamo la rialcio di Lipsia Juve. Eccoci ragazzi, sta per iniziare la partita tra Lipsia e Juve. Ok, quindi aspettiamo, Cioè ragazzi, c'è Xavi Simons. Ok, è iniziata Lipsia Juve. Attenzione, c'è Scesto in mezzo, tocca per lui, lo anticipo. Mamma mia, oh. Che brivido. Abbiamo un brivido ragazzi. Era quasi in vantaggio Lipsia, ma ci siamo salvati. Vai. Oh. Zona tiro. Apre tutto per Conceição. Un attimo di ritardo forse. Conceição. Vai. Va benissimo, vai, bellissimo. Bellissimo, dai. Sì, dai, bravo. Bravo. Mannaggia. Potevi tirare però, Vlahovic. La prossima volta la fai meglio, Vla. Vabbè. Poi tra movimento il cross lungo Baumgartner, prova a rimettere in mezzo. Bro. Poi McKennie recupera Xavi Simons. Prova a centrarsi. Capito tutto però. Xavi Simons. Šeško, Gatti, entrato subito in partita Gatti. Concentratissimo. Fagiolo. Poi magari torniamo da Alessa se non aveva concluso. Fagioli. Come? Varco per lui! Vai. Può metterlo in mezzo! Fagioli, prova a tirare deviato! Oh! Mamma mia, raga! Riflesso di Gulashi! Stavo a far vantaggio, raga! Mannaggia! Ecco. Pensa a te, deve fermarsi! Poi va a cercare Šeško! Oh no! Oh no no! Calcio sinistro! E guarda! Ma non ci credo! Šeško, ecco qua! Ma non ci voglio credere, oh! Juve vicino al gol, poi ripartenza. No ragazzi, che gol ha fatto. Mi devo forza arrabbiarmi. Un lavoro, entrambi gli attaccanti. La Juventus era, veniva dalla direzione di Vlahović, era bravo, eccolo qua, guarda. Sul tiro di Fagioli e il destro di Vlahović. Che testa e riflessi di Vlahović. Poi su questa ripartenza, cazzo un po' lontano da Openda. Prende tempo, sono stati molto bravi loro perché questa assistenza cambiata non sembra semplicemente quanto cadere, scusate, il pallone col destro e poi concludere con bravi loro. Beh, naturalmente abbiamo parlato anche la prepartita, traversa gol, raga, ma non è possibile prendere gol, ma com'è possibile? Cioè il campionato non subiamo nessun gol, il Champions 2, secondo gol subito. No raga, non è possibile. Vai! Oh! Va giù, attenzione! Le proteste della Juve su questo. Infatti, raga. Ma che è successo a Vlahović? Non so. Dobbiamo sentire Gianpaolo Calvarese. Mo si sta sentendo tutti. Cross per lui, ma è Gulashi che può intervenire senza problemi. Sì. Mette in mezzo ma palla troppo bassa, messa fuori, attenzione a Šeško che va a cercare dall'altra parte Xavi Simons, ma Gatti in vantaggio. Gatti in vantaggio, troppo precipitato, attenzione palla in mezzo, deviazione Conceição. Oh, e poi la segnalazione del fuorigioco. Ma è senso il fuorigioco all'inizio, segnalazione del fuorigioco, raga, ve l'ho detto. Ragazzi, finisce il primo tempo 1-0 Lipsia al trentesimo gol di Šeško e mi sono arrabbiato un po'. E quindi ci vediamo al secondo tempo e speriamo di migliorare. Ragazzi, è iniziato il secondo tempo. Cambiato, abbiamo visto rimproverato a lungo da Thiago Motta. Marco per lui, 1-1. Perde l'equilibrio però con Sensato, però lo riacquista rapidamente al suo pari centropasso. In difficoltà qui Lipsia per liberare. Ci riesce in qualche modo. Qui forse Calulu deciso, ma regolare secondo l'arbitro, protesta del pubblico, ma si continua. Ildiz punta Gertruida sull'esterno, poi si ferma, poi riparte Ildiz, vuole il cross, secondo palo, Raum al volo, non è riuscito neanche a sfiorare. Allora Conceição, Cobb Mainers,
tutto chiuso. Comenaz, palo! Che sfortuna qua! Comenaz, bellissima l'azione, un tocco di McKennie. Motta dice continuiamo così, rivediamo. Bravissimi tutti e tre i centrocampisti coinvolti, McKennie, fagioli nel guidare il pallone, nel servire un'imbucata perfetta, McKennie bravo. Provisione! È l'1-1, girata fantastica, pareggio lì. Si è strameritato con la zampata di Vlahovic. Insomma, i contromazzi su un cross non perfetto di Cambiasso, prende il tempo da attaccante vero, anticipa Orbane. Insomma, eccolo qua, la sua rabbia, la sua gioia, ma per un gol strameritato da parte della Juventus, che ha approcciato benissimo questo secondo tempo. Proprio sotto gli occhi dei tifosi che sono da questa parte qua, se lo sono gustato questo gol, bello il cross di Cambiasso e poi Vlahovic, ecco la zampata, quinto gol stagionale di cross teso, messo fuori Cambiasso. Buon il lavoro di Fagioli, anche qua sta crescendo molto Fagioli, anche come qualità, con sei sa. Parte il cross un po' arretrato, Vlahovic prova a dare forza quel pallone, ma non era facile. Davide era visto anche un fallo. E lì Kalulu, dai, non ha preso la mano, con sei sa, occasione clamorosa. Però ora si lamentano, sì, ragazzi, no? Possibile espulsione di Gregorio, mi pare che ci sia. Eccolo qua, cartellino rosso, cartellino rosso. È rosso. Perché ha preso di mano, cioè non ha resto l'edizia. Ragazzi, scusi di Gregorio. Ragazzi, ma non ha preso di mano. O non ha preso di mano oppure no. Parte, perché se era stato un fallo. L'immagine è abbastanza evidente. Cartellino rosso per di Gregorio. Simons, serve il pallone, ma c'è anche Raum. Xavi Simons, prova lui, deviazione. Qui protestano per un fallo di mano in barriera. Un fallo di mano. Protestano per un fallo di mano in barriera. E poi fallo di mano in barriera. Altro questo momento, ma qui l'arbitro è deciso. Se fallo di mano in barriera, ho visto io. Certo. Sempre però di mano, c'è cioè, di mano, non lo so. Aumenta o non aumenta il volume del corpo? Ragazzi, succede brutto. Largo di quello che in realtà è. Calcio di rigore. Altra mazzata. Perché ha toccato di mano? Dopo le verifiche del caso. Ragazzi, rigore per Ellipsia. Già dico che se sei in Ellipsia, guarda. Che modo poter. Ragazzi, si è scopato. Di corsa breve. Destro secco, rete. Non sbaglio, Cesco. Ellipsia torna in vantaggio. Deciso, ora vediamo quanto angolato fosse per capire se ha guardato, cosa che non penso, il portiere. È stato da capire anche questo siparietto quanto sia stato concordato, cioè che è andato a togliere da Openda, però no, forse ha guardato un momento differente, che si è mosso forse un po' di anticipo. E il solito James Brown a feel good per festeggiare il gol dell'Ipsi. Rivediamolo per il fallo di mano in barriera di Douglas Lewis, appena entrato, tutti in pochi minuti, prova il tiro, grande azione, il tiro non era forte, ma si è fatto lo slalom. La risposta della Juventus, meraviglia assoluta di Vlahovic, meraviglia assoluta, più che propizia il recupero, però la guarda con questa sporca, dai, questa traiettoria, dopo il gol di Cesco, questo è un grande gol, un grandissimo gol per precisione, forza, ma io non mi potenza, scavalca il golaccio, va a trovare così. Insomma, l'angolino lontano, che gol del Piero, grande gol, ma quanto, che gol ha fatto Vlahovic rispetto alla prima impressione, ma gol ha fatto, pallone ascende, prova comunque il tiro, mamma mia, un po' largo, niente giro stato anche per lui, come per Open. No, Xavi Simons, Xavi Simons, Musa, salvataggio, Calulu, miracolo.
questo è un miracolo di Kalulu. La palla sarebbe finita in parte, lui intuisce la traiettoria. Uno contro uno, Vlahovic c'è consensato dall'altra parte. Dai, l'idea era quella, ma non l'ha seguito. Molto largo, ma vai, vai, si sa, vai. Cobbeners. Vai, Cobbeners. Intercetta Zaywald. Basta il corretto tutto. C'è il Simons, mette la bomba. C'è il Simons, becca. Bravo. Bravo. Sul pallone. C'è il Simons. Tutto per tutto, avviso aperto. Bravo, Kalulu. Kalulu. No, che partita. Difensore centrale, 10 contro 1. Bravo, Fangio. Bravo, Fangio. Conceição, dribbling. Conceição, vai. Non lo affonda, forse adesso sì. Oh, vai, Conceição. Vai. La palla. Con una rapidità clamorosa e la freddezza normalmente si divide il gol se succede qualcosa. Questa l'ha tutto con Sensato, quarto del gol possiamo dare anche a McKennie con quel recupero che ha passato metà si passa uno qua, però bravo con Sensato. E poi Kalulu entra anche con Orbana, parte il cross lungo proprio verso Orbana, corpo a corpo va giù tutto regolare, dice Letizia. Bravo, due e mezzo, fatto il cross, secondo palo, McKennie lotta, prova a uscire poi Fagioli ancora, resiste, grandissima partita di Fagioli, va a cercare Šeško, Olsen, Fagioli con una girata, ma dai però, Charlie Simons, Lusa. Ultima giocata, Lusa, prova a sinistra, attento! Grande Perin! La tiene Perin! Bravo Perin! Dovrebbe essere finita adesso! Che salvataggio! Il tentativo di Urbana! Dovrebbe essere finita adesso! Dovrebbe essere forse finita, la migliore questa delle occasioni, anzi sicuramente la migliore delle occasioni! È finita! Impresa! Impresa storica! No, niente, storica! Impresa storica, raga! Ci abbiamo fatta, Abbiamo fatta? Dopo la sfera di combinazione, raga, ma che partita stiamo vedendo? Troppo accesa, niente. Vabbè, ragazzi, se faccio vedere in tempo il video, speriamo che vi sia piaciuto. E ci vediamo a Reaccio contro il Kai. Se vi è piaciuto questo Reaccio, che partita, ragazzi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.